La Maestà di Duccio è una splendida para d'altare del XIV secolo ed è considerata un capolavoro nel suo genere. Duccio di Buoninsegna era il pittore migliore della scuola senese e una delle figure più influenti della pittura pre-rinascimentale. La Maestà è un'opera colossale, composta da 84 pannelli. Fu commissionata dalla città di Siena nel 1308 per l'altare maggiore del Duomo e richiese un lavoro di 3 anni. In origine misurava 480 cm di larghezza e rimase sull'altare maggiore per quasi 2 secoli, prima di essere spostata nel 1505 in una cappella laterale. Nell'agosto del 1771 fu smontata e alcuni pannelli andarono perduti. Questa maestosa para d'altare è dipinta su entrambi i lati, a tempera e oro su legno. La parte anteriore del pannello centrale, che da solo misura 120 cm di altezza, raffigura la Madonna con il Bambino, circondata da 20 angeli e 19 santi. I soggetti dei pannelli laterali sono invece ancora oggetto di indagine. Si ritiene che la predella ritraesse scene della vita di Gesù e Maria, mentre nei pannelli superiori e nei pinnacoli erano probabilmente rappresentate immagini della loro morte e dell'ascesa in paradiso. 8 pannelli sono oggi conservati in musei in Europa e negli Stati Uniti, mentre la tavola centrale, insieme a molti altri elementi, sono ancora oggi nella città di Siena. Questa magnifica pala d'altare fu progettata come oggetto per la contemplazione dei devoti, ma assolveva anche ad altre funzioni, come l'insegnamento della storia biblica al popolo. Fu inoltre commissionata per glorificare l'importanza di Siena e dedicata alla Vergine Maria, protettrice della città. Fu trasportata nel Duomo in pompa magna nel 1311. La funzione didattica della pala si manifesta al meglio sul retro, progettato come una sorta di commento ai Vangeli. Vi compaiono 26 scene della vita di Cristo, incluse l'Annunciazione, la Natività, la fuga in Egitto e la Risurrezione. Come qualcuno disse all'epoca, era l'immagine più bella mai vista e creata. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!